Ciao, bentornati. Allora, adesso vi mostro in questo nuovo video le realizzazioni che ho fatto per il quaderno con gli anelli, le schede all'interno e questa decorazione per la copertina. Allora, la sfilo un attimo. L'ho realizzata con gli elastici. Ecco qua. Questo è il quaderno. Vi ho fatto nell'ultimo video, se vi ricordate, e questa è la decorazione che ho fatto sopra. Allora, poiché devo essere sincera, la copertina mi piace moltissimo, anche il colore che ho scelto mi piace tantissimo, però ho detto è un colore neutro, non c'è niente di decorativo sopra, facciamo qualcosa. Allora, ho realizzato questa. Non è altro che un quadrato di stoffa, sempre con tutti i pezzetti di stoffe che io ho. In questo caso ho fatto un mix di rosa celeste e bianco e un po' di avorio. Poi ho messo questo bel merletto tutto intorno. Allora, se notate, eccola qua. La cucitura che io faccio, in realtà questa sarebbe una semplice imbastitura. Quindi io prima ho cucito tutti i pezzettini con il filo sottile in modo da non far vedere i punti, e poi questi qua io li utilizzo come decorazione. Quindi questi sono tutti i pezzetti di stoffa. La nota di colore differente da tutta la copertina è questo piccolo riquadro che ho utilizzato, la stoffa di cotone, ed è un cuoricino con il rosso e il bordo intorno verde, per dare un tocco di differenza al progetto. Quindi, perché alla fine i toni dei colori sono tutti uguali e quindi un po' si appiattisce, e quindi ho aggiunto giusto qualcosina piccola piccola per dare un tocco di colore, sia come questo merletto nero e sia come il quadratino colorato. Allora, dopo aver cucito tutti i pezzi su un normalissimo pezzo di stoffa, non ricordo se era la tela, li ho cuciti e poi ho fatto tutte le decorazioni. Poi, come nel video precedente abbiamo fatto la borsa, ho cucito questa parte qui sopra, quindi dritto su dritto. Poi ho girato il tutto e la parte aperta poi l'ho richiusa. All'interno della parte chiusa, ecco qua, se vedete, c'è un pezzetto di stoffa che è rimasto aperto perché è uscito fuori non si è piegato bene con il resto della stoffa. Vabbè, non ha importanza. Dritto su dritto io ho aggiunto poi questi elastici. In realtà, ecco fatto. Infatti li ho messi al contrario. Li ho messi, ecco, il dritto sta qua, mentre invece doveva stare all'opposto. Comunque ho aggiunto anche queste, ho cucito il tutto, ho girato la stoffa e ho cucito il bordo. L'unica parte cucita a macchina, eccola qua, è proprio il bordo. In realtà anche questa si potrebbe mettere. Alla fine anche questa può andare qui per decorazione. Ecco fatto. Io ho realizzato questa. Poiché non volevo incollare nulla sopra, quindi non volevo rovinare la copertina né con cuciture né con colla né altro, allora ho fatto questo. Quindi ne posso fare tanti altri come voglio farli a mio piacimento. Li realizzo e li utilizzo come decorazione. Ecco fatto. Quindi mettiamo la prima, come vedete, ecco qua. Ecco qua, notate, ho messo l'elastico al contrario. C'è sempre qualche errore che io non riesco mai a evitare. Tendo
tento di fare tutto un bel progetto, un bel lavoro e poi c'è sempre qualcosina che, come al solito, mi dimentico e realizzo male. Allora, notate i bottoni, ho aggiunto come decorazione, questi sono i fermacampione, li ho aggiunti come decorazione, sono 1, 2 e 3 e poi ho aggiunto questi semplici bottoni, questo e questo abbiamo detto. E poi ho fatto questo quadrato di merletto. Qualcos'altro da aggiungere? Sì, allora il merletto prima l'avevo messo con un filo sottilissimo di cotone e poi l'ho cucito, ho fatto questo punto sopra, eccolo qua, si vede, sia per mantenerlo fermo e sia come decorazione. Ah, e poi ho fatto questo piccolo ricamino, questi fiorellini con le foglioline, piccolo piccolo perché io i ricami non sono proprio così brava. E quindi ho fatto questa piccolissima decorazione. Ok, allora andiamo a vedere all'interno come ho decorato questo quaderno con gli anelli. Allora, questo avevamo detto è il portapenne o qualsiasi cosa uno lo vuole utilizzare. Qui ho lasciato le penne, qui ho messo una piccola decorazione, non scappare, vieni via, un semplice decoro. Può essere anche una card, una piccola card, sono dei cartoncini uno sopra l'altro e poi fermati con la graffetta, semplicissimi. Ok, allora credo di avervi fatto vedere anche alcune pagine, quindi ora ve le faccio rivedere. Ecco fatto. Questa è una tasca. Ecco qua, tiro via questo per farvi vedere. Ecco fatto, questa la tasca era così, era il cartoncino verde che ho piegato a metà, la misura è dei fogli A4 e sopra avevo detto avevo questi fogli di travel che si erano rovinati perché si erano troppo curvati e l'album, il quadernetto l'ho ho tolto tutte le pagine e le sto utilizzando come decorazione. Allora, quindi questa è una tasca, qui c'è un'altra tasca, eccola qua, e qui c'è quest'altra tasca. Allora, qui la decorazione, abbiamo messo questa, che è un semplice cartoncino ho incollato questa carta decorativa e l'ho cucita a macchina. E poi ho cucito anche questo. Questo già li avevo fatti, li ho fatti vedere in un video natalizio forse tempo fa. Quindi non ho fatto altro che prendere dei ritagli di stoffa di carta. Questi sono delle riviste, dei giornali perché sono molto colorate. E li ho piegati e in mezzo alle pieghe poi ho aggiunto anche il merletto. E quindi questa è una card. Va qua. Qua non mi sono dimenticata cosa metterci. Poi in quest'altra tasca io ho fatto queste. Sono molto carine, sono delle card. Allora, aspettate un attimo, le ho messe da parte per non dimenticare di farvele vedere. Eccole qua. Quindi questa è una. Aspettate che trovo le altre. Ecco fatto. E le ho trovate. Questa. E c'è anche. Ecco fatto. Queste, come vedete, sono le targhette dei vestiti. Questa l'ho comprata. Quindi io utilizzo queste targhette, come questa. Come questa. Per realizzare queste. Non faccio altro che prendere la carta colorata e incollarla sopra, ecco fatto, e fare le decorazioni come preferisco. Poi questa l'ho inserita nella bustina e l'ho cucita intorno. Si vede la cucitura? Non si vede bene perché ci sono le luci. Questa è un'altra card, ecco fatto. Sono carine, queste le ho messe insieme. Ho lasciato anche la spilletta. Quante
targhette dei vestiti, cioè hanno la spilletta, ecco qua io l'ho lasciata, questo l'ho messo io, un filo elastico, qui è un'altra, ecco qua, sarebbe questa. Allora, ho semplicemente tagliato un cartoncino che io avevo decorato con gli acrilici, ecco fatto, e l'ho incollato. Poi ho preso una bustina e ho messo tutti questi coriandoli quando con il punzonatore, questo che io faccio tutti i forellini, li conservo, non li butto. Conservo tutti questi coriandoli e poi li utilizzo per fare bustine come queste, decorazioni varie. Eccolo qua, carino proprio questo, con questo, ecco fatto, togliamo questo. Allora, queste vanno qua, possiamo fare anche così. Ecco, mi sa che io mi ero confusa, queste qua, questa al centro, sicuramente mi sono confusa io, fatto, e questa la mettiamo qui. Posso fare anche altre card da aggiungere. Ok, questa è venuta carina. Ho fatto come una porta. Ecco fatto. Ho messo del semplice cotone. Queste sono dei rotoli che compro. Praticamente questo sarebbe lo stesso materiale delle t-shirt che fanno questi rotoli grandi di questi nastrini, che non è altro che tessuto delle t-shirt. E io ne ho vari tipi, di vari colori, e li utilizzo per fare le decorazioni per i miei lavori. Poi queste sono semplicemente dei gancetti per i quadri. Io le ho utilizzate come apertura di questa porta. Se notate, è carina proprio, vero? Allora ho messo i fermacampione e qui si aprono le porte. Ecco fatto, molto molto carino. Qui allora vi alzo, ecco qua, si vedono i fermacampione. Ecco qua, e qui ho fatto una tasca con il foglio di acetato trasparente. Eccola qua. Non si vedrà di sicuro, ma ecco qua, io infilo il dito, ecco. E questa è la decorazione all'interno. Come vi ho detto, i fogli che io avevo fatto del travel, che ho tagliato tutti, li ho stesi, ho messo dei pesi sopra per stenderli e ho fatto questa bellissima decorazione che si può anche inserire all'interno dei fascicoli dei quaderni con gli elastici. Ecco qua. Ok, poi allora questa è la decorazione. Questo è molto molto carino da fare e non è poi tanto difficile. Basta ricordarsi i passaggi perché io dimentico sempre i passaggi. Molte volte dimentico i passaggi. Ecco fatto, non ho fatto altro che il cartoncino, invece di piegarlo al centro, l'ho piegato in tre parti. Poi ho lasciato uno spessore di 5 mm da un lato e dall'altro. Li ho piegati e ho ottenuto le porticine. Questo è molto molto carino da realizzare. Ah, ecco, vedete? Mi ero dimenticata. Poi dietro ho fatto un'altra tasca. E quindi, ecco, c'è questa come decorazione. E questo è un pezzo di stoffa. Ho messo sotto della carta trasparente, ho aggiunto la stoffa e poi ho cucito sopra. Come segnalibro è anche carino questo, molto molto carino. E questa è un'altra card. Quindi questa. Ed ecco qua. Se qualcuno vuole vedere la realizzazione di questa, non mi ricordo se l'ho fatta, sono sincera, può essere che anche nel seguito del video c'è anche come ho preparato, come ho realizzato questa, non mi ricordo. Se non l'avessi fatto, se qualcuno è interessato, posso fare un video per mostrarvi come l'ho realizzata. Ok, allora chiudo di nuovo le porte.
Allora, poi qui ho messo dei semplici fogli che ho invecchiato. E poi qui abbiamo un'altra card simile alla prima. Ecco fatto, c'è questa. Allora, qui avevo... Opla, togliamo un attimo i fogli. Allora, questa era... Le ho plastificate sia una che l'altra. Qui no, le ho semplicemente cucite. Qui è aperto perché la cucitura che ferma è questa. Così anche il retro. E poi vi mostro le decorazioni. Allora, c'è questa. Naturalmente è sempre una di queste. In questo caso ha questa forma. Si possono anche realizzare, o le possiamo fare, ognuno le può fare e decorarle come vuole. Basta farle con un po' di, con del cartoncino un po' più doppio. E poi si possono anche mettere, plastificarle. Questa è una semplice bustina, non è niente di particolare. Allora abbiamo questa che è molto carina, semplicissima da fare. Poi questa è stata molto carina da realizzare, ecco qua. Questo è il cartoncino, ho messo la carta decorativa sopra, l'ho cucita. Poi ho aggiunto questo che è un ferma, come si chiamano? Per mettere i quadri, sempre dietro per mettere i quadri. Ve lo faccio vedere un attimo perché li ho comprati, li ho visti in un video di una ragazza e li ho comprati anche io. Ecco qua la scatola delle meraviglie. Qua. Sono carini perché hanno, invece di essere quadrati, ecco qua. Hanno questa parte bassa tonda. Poi avevo preso queste per fare le chiusure, queste che ho utilizzato per la borsa, i bottoni, i fermacampioni. Ok, e quindi cosa ho fatto? Ho preso del tessuto, della sì, questo pure, anche questo è tessuto, però fatto a fili. E li ho cuciti all'interno del forellino. Con l'ago ho passato il filo di cotone intorno e ho ottenuto questo, che è carinissimo. E poi ci ho messo questo ciondolino vicino. Quindi questo è il primo. Poi vediamo qua in mezzo cosa ho messo. Ah, ecco qua. Qui ho fatto questa che è molto carina, ho messo il foglio di acetato all'interno, se si vede, sì, si vede, c'è il riflesso della luce ed è molto graziosa questa. Qui ho messo il fermacampione per mantenere il ciondolino e dietro ho messo un po' di cartoncino, un po' di carta, un po' di scotch per, e l'ho colorato per coprirlo. Questa è molto molto carina, è anche elegante. Quindi mettiamola qui e andiamo dietro. E dietro abbiamo preso, ho questa, ho realizzato questa, che è sempre una di queste. Questa era di un pantalone, mi sembra, quindi era così con questo fiocco sotto. Il fiocco l'ho lasciato e le carte le ho messe la parte in alto e poi l'ho chiuso nella bustina di plastica. Questa è di stoffa, anche qui c'è stoffa. Ecco qua. Ed è carina. Poi vedo che... No, questa è la precedente. Ah, qua. Ok. Mettiamola a posto. Ecco qua. E poi c'è quest'altra pagina. Questa è semplice. La decorazione l'ho fatta mettendo dei cartoncini e della carta colorata e l'ho cucita a macchina, sia su questo lato, di qua no. Di qua non l'ho fatto e poi l'ho cucita a macchina. Ecco fatto. Quindi questi sono due cartoncini, mentre questi invece erano sempre il foglio grande a 4 piegato in due. Questi invece sono proprio due cartoncini cuciti insieme. E la decorazione, ah, è questa. Questa ve la volevo mostrare. Sono queste
questi sacchetti o non so se sono, sì, sono sacchetti, sono dei semplici sacchetti, hanno la chiusura fatta così, quindi si aprono e si chiudono. Ecco fatto, questa è la chiusura. E poi c'era questa fascia che era trasparente, quindi mi piaceva questo effetto. Quindi ho fatto una card con questa bustina. Questa parte l'ho tagliata perché non mi interessava il fatto che si chiudesse. Ecco qua. Quindi ho lasciato questa parte trasparente che è carina. L'ho semplicemente decorata e poi ho aggiunto questa. E questa è una specie di mappa, cioè una carta per le mappe. Questa semplicemente cosa ho utilizzato? Ho utilizzato la vernice che si usa per le scarpe, per lucidare le scarpe. L'ho passata qui sopra e quindi ho reso lucida la carta. Si vede un po', bell'effetto. Sono due fogli, li ho cuciti. E poi ho aggiunto questi bastoncini, questo bastoncino di carta, l'ho aggiunto qui e l'ho incollato. Beh, qua si potrebbe disegnare una bellissima mappa, infatti ne voglio fare una un po' più grande e realizzare poi una mappa, sempre come decorazione. Ecco fatto, quindi questa va qui. Ecco fatto. Ecco, vedete come sono? Allora, questo fa parte di quest'altro. Quindi, questa come se fosse la copertina. Qui ci sono i fogli, li ho rilegati, si vede, e li ho cuciti su questo cartoncino. Quindi, questo è il retro. E quindi questa era la copertina che chiudeva. Giustamente aprendo, ecco qua, in questo modo io realizzo le cose e poi mi dimentico. Ecco qua. Quindi questa veniva in questo modo. Apri, scrivi qua e poi questa era la copertina dietro che poi apriamo. Ecco qua, qui c'è una taschina, questa è una semplice decorazione cucita e in più ci ho messo questa bustina, no? Se vedete non è aperta, l'ho piegata e cucita qui e la decorazione era questa, se ne è scappata da dentro. La decorazione questa è, dove sta? Dove sta? Dov'è? Dove l'abbiamo perso? Eccolo qua, è questa. Questa era un'etichetta delle scarpe. Ecco qua, ed è diventata questa. Apro. E c'è un bel libricino dentro su cui scrivere. E quindi questo va qui. Ok. È il caso di sistemare un attimo perché c'è tutta questa confusione. Allora, i fogli, i fogli. Allora, poi c'era questa come decorazione. Ok. Poi c'erano i fogli. Ho pensato, facciamo due da una parte e alcuni da un'altra parte. Quindi questi qua. Ok. Poi c'è questa. Ecco, possiamo mettere questi altri fogli qui e poi c'è questa. Ecco fatto, con quest'altra decorazione. Questa la mettiamo qua. Ok. E chiudiamo. Ecco fatto. Allora, di queste schede in questo modo, in tanti altri modi, se ne possono fare tantissime e si possono aggiungere al quaderno. Quindi si può anche realizzare, possono anche diventare delle dashboard,
Quindi poi tra una e un'altra mettere dei fogli per scrivere o un'agenda, fogli per un'agenda, e quindi utilizzarla in questo modo. I fogli possono anche essere decorati, quindi si può anche mettere i fogli di tutto il mese, quindi si può fare anche un'agenda o di tutti i mesi o di 2 o 3 mesi alla volta, e poi si fanno queste schede, si decorano. È un bel progetto questo, davvero un bel progetto. Ecco qua. Ah, poi avevo fatto anche queste. Vedete che io mi dimentico. Avevo fatto anche queste come decorazioni. Allora, io ho utilizzato per alcune decorazioni, vi ho detto, ho utilizzato questa busta. Poi ho utilizzato queste bustine. Questo ho sbagliato a prenderlo in realtà, perché erano chiuse e quindi non si vedeva bene che tipo di bustina era. Adesso ce l'ho, quindi le utilizzerò tutte. Poi ho preso queste piccoline, molto carine, chiuse dentro la bustina. Sono queste. Queste sarebbero le misure tipo per degli orecchini, piccole piccole. Eccola qua, così si vede. Ok, quindi ho utilizzato queste, ho utilizzato queste, questa misura qui, e queste le ho utilizzate per fare i segnalibro. Ok.